Comanda una prigione, allora. Fulmine, ci siamo. Vuoi le gemelle, giusto? Vuoi avvicinarti così tanto da contargli i peli del naso? Beh, so io come fare. Di solito saprei dirti al volo cosa stanno combinando le gemelle, ma al momento ce l'hanno con me. Gli ho detto che stavano sbagliando e si sono incazzate, ne hanno fatto una tragedia. Ma non importa, ciò che importa è che adesso le gemelle non hanno occhi che per questo Frank, come se non potessero vivere senza di lui. L'hanno persino nominato guardiano della prigione, cazzo! Ti pare? E sanno che tra me e lui non scorre buon sangue, una testa di cazzo! Il fatto è che lui ha un debole per me e vuole farmi ingelosire, va bene? Perché mai dovrebbero parlare con quello stronzo, altrimenti? Quindi la prima parte del piano è ammazza Frank. Ed ecco come faremo. Lui è il guardiano della prigione, no? Ti porto dentro come prigioniero, così potrai avvicinarti a Frank e ucciderlo come cazzo ti pare, come cazzo ti pare! Il resto del piano te lo spiego per strada, fidati, non può fallire. Metti pure qui la tua roba. I prigionieri non hanno armi. Poi salta sul furgone e ti porto dentro. Frank di merda. Ehi, guarda come ti dona l'arancione. Salta su, andiamo. Mi starai chiedendo com'è che uccidendo Frank entrerai in contatto con le gemelle, giusto? Si avvicina il derby della distruzione. Il vincitore viene invitato al banchetto fighetto con tutti i pezzi grossi. Basta vincerlo e avrai un biglietto per lo spazio personale delle gemelle. Il problema è che il derby è già al completo. Dobbiamo liberare un posto tra i partecipanti. Beh, indovina un po', Frank parteciperà al derby. Esatto, adesso lo vedi, genio. Elimina Frank e boom, si libera subito un posto per il derby. E così conosco uno che conosce una che va. In ogni caso posso farti entrare nel derby. Ma prima Frank deve morire. Immagino che senza armi dovrai improvvisare per uccidere quel figlio di puttana. Ma questi dettagli penso. Tu pensa, lì il cazzettino nel suo camion della spazzatura. Spero che tu abbia qualcosa di buono in quel camion lì, Parker. Che ne sia valsa la pena, cazzo. Cosa minchia vuoi, cazzetto? Ehi, che piacere vederti, eh? Secondo te ho qui un prigioniero. Se crea problemi nella merda ci vai tu. Portalo dentro. Fare cazzate, ok? Non mi morire! Ricorda, da qui
proiettili devono pur venire da qualche parte. Tanto vale che comincino da te. Prega solo che non finiscano dentro di te. Ehi, tortino di merda! Qui non va per un cazzo! Rimettiti sotto! Lu, non potranno dirti un bel niente se continui a tagliare loro la lingua. Da dove arrivano è pieno di lingua. Non mi stanno ascoltando. Voglio sapere che cosa hanno dato al coniglio quei bastardi. Anche io voglio saperlo, ma se vuoi risposte allora devi fare più domande. Lascia che sia io a occuparmi. Guarda che so quel che faccio. Oh, scusa se interrompo. Abbiamo da fare. Sì, lo so, ma qualcuno dall'aspetto importante ti vuole parlare. Quanto importante? Ti conviene ascoltare. Hai visto? È tutto a posto. Io mi occupo di questo. Cortina di merda! Qui non... Cosa cazzo ci fai ancora? Rimettiti sotto! So come tirarti fuori da lì. So chi ha la chiave dentro. Hanno portato il mio coltello nella zona vietata. Potrei provare a riprenderlo o farli fuori. Se solo smettessero di tremarmi le gambe. Se solo avessi il fegato. Qualcosa di nuovo.
cosa non darei per una stufetta elettrica. Una di quelle vecchie. Perché fai così? Dà pure un'occhiata alla mia mercanzia. Ciao. Fulmine, ce l'hai fatta! Dio solo sa quanto volevo che Frank morisse. Grazie. Ancora non riesco a credere che quell'idiota pensasse di poter partecipare al derby. Io potrei partecipare al derby. Il derby dovrebbe essere roba mia!
Ne so molto di più sulle macchine. Una volta ne ho costruita una con un lavandino. Adesso parteciperai al derby al posto suo e questo ti darà la possibilità di avvicinarti a Mickey e Lou. Ora non devo far altro che trovarti una macchina e sarai a posto. Roba di un attimo. Ti contatto io.